Parco del Pionta, questo è uno dei luoghi di nessuno, questa villa abbandonata dove la sporcizia, le siringhe, il degrado albergano quotidianamente, un parco che nonostante i buoni propositi continua spesso a essere preda di persone che vivono ai margini, persone che sono dipendenti dalla droga, spacciatori e anche migranti che passano qui gran parte delle loro giornate spesso lasciando sporcizia e altri ricordi che chi quotidianamente prova a vivere questo parco si trova davanti. C'è quella villa Giannini lì. C'è lo sporco che ci vorrebbe a due persone in mezza mattinata, c'è di tutto lì, c'è di tutto. E ci fanno a dormire, ci fanno tutto il sporco comodo. E, è inutile che passano con la macchina, fa le giratine con la macchina, consumano la benzina e basta. Qui ci vorrebbe gente che ci staziona, almeno due persone. Che viene spesso e non che fanno la giratina con la macchina. Non ti puoi azzardare di niente. L'altro giorno ho detto lo fuoco a delle carte lì vicino al bar. Io lo dissi al barista perché avevo paura che pigliasse fuoco ogni cosa. Ah, mi minacciò, mi corse dietro uno perché vide che avevo avvisato il barista. Di là dietro da solo andato perché è pericoloso. Cosa c'è? A me non è successo niente, però sono tutti di loro, sa paura. Le collane bisogna le mettere che è successo che l'hanno strappate, ha capito? E durante la nostra visita al Parco del Pionta, un controllo della Polizia Municipale è arrivata qui con auto e moto. Chi frequenta il parco però chiede interventi più incisivi. L'ho visti oggi la prima volta in tre girare a piedi, perché è inutile che vengano qui con le macchine, non serve a niente. Vengono con le macchine e poi... Se qualche nero spaccia la droga, la spaccia là vicino alla via, perché io vedo dei ragazzi bianchi giovani che parlano con loro e poi partono. Però viene la polizia, arriva alle spalle e quelli escono dal cancello. Purtroppo questo è un paese che le regole ce ne tante, ma nessuno le rispetta, nessuno le fa rispettare.